E la festa della Madonna incoronata qui a Santa Croce di Magliano è preceduta da un momento conviviale molto particolare. Quest'anno giunto, pensate, alla 30ª edizione. Antonio Martino, di cosa si tratta? Allora, ci ritroviamo per condividere insieme un momento all'insegna dell'amicizia. Una festa per condividere quelle che sono le tradizioni popolari del nostro paese. Appunto la Madonna incoronata. Ci ritroviamo quest'anno per il trentennale di questa festa, un momento conviviale per condividere insieme la passione per le nostre tradizioni del nostro paese. Per noi, per me è un motivo di orgoglio fare questa festa, perché l'abbiamo ideata nel lontano 88. Eravamo un gruppo di amici che facevamo folklore, gruppo Ukuoshna, il mitico gruppo Ukuoshna. E poi l'orgoglio più grande è vedere i nostri figli che non hanno abbandonato la nostra idea. Questo per me è l'orgoglio più grande di questa serata. Partecipiamo a questa festa da un decennio più o meno, almeno per quanto riguarda la sera prima del giorno dell'incoronata, in cui si fa la processione, la benedizione degli animali. E per noi è un motivo di festa, un motivo di orgoglio, perché i nostri papà, i nostri nonni hanno fatto comunque un qualcosa per noi, hanno creato qualcosa per noi, e ci ritroviamo tutto questo, tra virgolette, ben di Dio, e ne siamo orgogliosi. Bene, quindi parliamo di generazione, in questo caso padre e figlio, Gianmarco e suo padre Giuseppe. Sì, come diceva prima Michele, ci ritroviamo anche noi qui a seguire le orme dei genitori. A dire la verità, ci troviamo come sempre da quando abbiamo iniziato molto bene, come hanno fatto prima loro. A proseguire le nostre tradizioni. Noi abbiamo effettivamente, come diceva Nicolangelo una volta prima, a Riberto e tutti quanti, abbiamo iniziato quasi per gioco, per le fatiche che facevamo per organizzare questa festa, poi alla fine abbiamo deciso di fare per la prima volta, di mangiare qualcosina insieme. Ed è giusto proseguire, ed è giusto che un domani, forse, probabilmente ci ricorderanno questi ragazzi per quello che abbiamo fatto. E niente, è una festa bellissima, le tradizioni vanno portate sempre avanti con gioia e con forza. E viva Santa Croce, sta coppa da curina, non siede azzurrina, che c'è padre mia. E viva Santa Croce, sta coppa da curina, non siede azzurrina, che c'è padre. Io voglio dire che questa è una tradizione molto molto antica, e che praticamente i nostri antenati, si chiamava l'incampanatura, praticamente in questa serata tutti gli antenati, tutte le persone che avevano gli animali andavano a mettere le campane alle mucche e chiamavano l'incampanatura. Dopo questa opera, cioè che preparavano gli animali, si faceva questa cena, e noi abbiamo ripreso questa tradizione dai nostri antenati, e la facciamo da 30 anni, e siamo orgogliosi e fieri di farla tutti gli anni e di portare i nostri ragazzi a portarla avanti. Nicola, e tu come hai vissuto questa serata? Ma io sono, da quando sono nato, che mi piace questa tradizione e la voglio continuare. E allora ascoltiamo. E quando a sera bacia per Maria, i pecorelli stanno per la via, mi voglio di passare per la sagna, papato ai marito quando va. Mi sembra il momento giusto per ringraziare soprattutto la famiglia Rosati, che da 30 anni ci onora con questa
fantastico, con questo fantastico prodotto che ormai è diventato un prodotto che noi esportiamo in tutto il mondo e che ci invidiano tutti, la nostra treccia di Santa Croce. E loro con passione e con amore fanno questo da anni e siamo orgogliosi di essere qui con loro e condividere questo momento insieme. Perciò un applauso alla famiglia Rosati.